direttore, partiamo da questo viaggio a Monza, questa tappa a Monza delle scorse ore, pare, si dice, per Piacentini e Santoro. Ma innanzitutto perché è una società nostra amica, abbiamo ottimi rapporti da sempre e si può aprire una collaborazione importante, quindi siamo andati per iniziare a ragionare anche di mercato oltre ai rapporti di amicizia, quindi da questo poi può nascere qualcosa di interessante. Loro hanno seguito i nostri giovani e non è detto che nelle prossime settimane non si possa poi sviluppare qualcosa. Sono stati argomento appunto questi, certo, questi giovani. Certo, come è normale che sia. Ma anche loro hanno dei giocatori importanti, interessanti, ma è una sinergia che si può trasformare in qualcosa di serio anche per i prossimi anni. Quindi siamo andati soprattutto per concentrarci su questo. Oltre ad essere una società forte economicamente, ma la presenza anche di alcuni abruzzesi come Filippo Antonelli ci può aiutare, ma anche Andrea ha un ottimo rapporto con Galliani, quindi ci sono più motivi per giustificare questo viaggio. E il Teramo deve prima pensare all'uscita, soprattutto per la lista 22, qual è la situazione in questo momento, se c'è qualche ipotesi concreta di partenza per qualcuno? Ma lavoriamo ad ampio raggio perché abbiamo tante richieste per soprattutto i giovani, ma anche per i giocatori un po' più esperti. E man mano che poi uscirà fuori uno di questi, inseriremo qualche altro calciatore. Quindi dobbiamo raggiungere un equilibrio sia tecnico ma soprattutto economico. Ma il nostro obiettivo è provare innanzitutto a dare una grande possibilità a questi ragazzi che meritano, perché Piacentini è già al terzo anno, ha già dimostrato di essere da categorie almeno superiori. Così Santoro, Viero ha giocato meno. Speriamo poi di sviluppare anche con Diachite, con Kappa, con Birligea e gli altri giovani che abbiamo in rosa la stessa idea e andare avanti così. Vedremo, il mercato è strano, può riservarci delle sorprese, quindi siamo contenti perché in così poco tempo essere arrivati ad avere queste richieste e queste proposte è motivo d'orgoglio comunque. Punta profili giovani in entrata? Sì, cerchiamo anche di mettere dentro qualche giovane in più. E con eventualmente, se rientra in qualche scambio, anche qualche giocatore esperto. Il mister ha dato indicazioni particolari per quelli che sono i suoi principi di gioco oppure? In questo momento è ancora presto, ancora soprattutto dobbiamo capire chi poi uscirà in base alle uscite e quindi alle caratteristiche del giocatore che andrà via, eventualmente entrerà un giocatore più funzionale al progetto tecnico e tattico del mister.